Abbiamo qui con noi Giovanni Spalla, l'organizzatore di questo incontro, che ha avuto questa idea di lanciare questa idea un po' provocatoria. Provocatoria perché è quella di salvare il Ponte Morandi, quando il Ponte Morandi, lo stiamo vedendo, viene demolito pezzo per, come pezzo. Ecco, allora, vale la pena fare questo dibattito di oggi? Ma io penso di sì per due ragioni fondamentali. Una di carattere scientifico e culturale. Noi siamo qui questa mattina, molti docenti, professori, rappresentanti dei comitati, eccetera, con un intento comune, che è quello di dire che il Ponte Morandi, prima di tutto, è un'opera d'arte, è un monumento ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, ai sensi del codice dei beni culturali, non entriamo nei particolari, ma se si parte da questo punto di vista è un bene da tutelare, non da demolire, come si è fatto a Genova con la casa di Paganini che si è demolita, come si è fatto a Genova con le statue dei Doria che sono state demolite per ragioni politiche e psicologiche, come il Morandi, cioè hanno individuato nel Morandi e nel suo progettista la causa del crollo. Ecco, scusami, rispetto all'osservazione, no, che le cause del crollo, che sono anche dovute a un invecchiamento dei materiali, potrebbe coinvolgere anche il resto del ponte. Ecco, su voi, su questo, che tipo di posizione avete o che idee, che suggerimenti? Ecco, noi, un momento, noi non è che sappiamo tutto, okay. Perché bisogna avere anche i dati, perché la struttura commissariale non ha messo a disposizione, per esempio, le prove di carico sono estremamente importanti. Perché la prima cosa da fare in un procedimento di questo tipo, si puntella tutto, no? Si mette in sicurezza e si va a vedere qual è lo stato e le condizioni in cui si trova staticamente il ponte, e poi si agisce di conseguenza, non si va a caso di fronte. Senti, quindi scusa, visto che adesso sta partendo, sì. Qual è a questo punto l'obiettivo? Secondo te come sarà definito il successo di questo incontro? Qual è l'argomento che deve uscire fuori? Certo. Allora, il successo di questo incontro, poi non si tratta di successo, è tanto di dire alcune verità che non sono state mai dette, di discuterne e di aprire un capitolo di carattere culturale e scientifico, e questa è una cosa. Però, siccome non siamo degli sprovveduti e sappiamo bene che nel momento in cui facciamo il convegno ce lo stanno demolendo davanti, noi ci poniamo un obiettivo massimo, quello di salvare tutto del Ponte Morandi che è ancora sopravvissuto e che è in piedi, e il minimo almeno le pile 10 e 11 che sono il simbolo di Genova e simbolo dell'Italia nel mondo.